sta più goffi sti piedi, io non so cosa fare. Quello fare. Oh. Sono due viaggi organizzati per forse mangiare. Hanno qualcosa. No, quando mi hai dormito dicendo che tanto che giro per un giro, no? Faccio tutti non mi sentono. Allora, questo è un club che viene da lontano, viene da Roma, è stato costruito nel 1935. E girava su due linee di Roma urbana, la Terminica Pannella che percorreva la Via Appia e la Termini Cinecittà che percorreva la Via Francia. I Termini Cinecittà collegava la stazione principale di Roma con lo stabilimento di produzione cinematografica di Cinecittà. A noi piace sempre pensare che magari qui sopra siano saliti aspiranti attori, comparse, perché no, anche qualche regista magari. Magari. Questi tram, per fare la breve, hanno girato poi fino agli anni 80. Negli anni 80 ha aperto la linea A della metropolitana di Roma e i tram sono stati mandati in pensione perché chiaramente risultavano superflui. Abbiamo deciso di restaurare sia tram di Torino che di altre città in occasione del centro capitale del cinema, per cui avere questo tram che collegava il centro di Roma con la capitale della produzione cinematografica, portarla a Torino, ci piaceva anche fare questo paragone. Questa manifestazione, allora, questa è stata prima restaurata da una carrozzeria di Salerno e poi è stata portata qui con un carrello stradale. È stato il primo tram non di Torino che abbiamo restaurato. Su questo giro speciale anche oggi un tram di Bologna che abbiamo restaurato da poco. Ok, detto questo, questa è una linea speciale gratuita per questa manifestazione che noi facciamo ogni anno. Se alla fine del giro ce la filano i tram, mamma mia, se non stai attento ti mettono sotto lì. Vanno fuori, vanno veloci. Sì, vanno a velocità ferroviaria proprio. Mi ricordo che ho messo il piede su un binario, visto lì sembrava un binario di raccordo. Poi mi sono tirato via tempo perché... Vanno solo dietro e li faccio la... tirato via. Che ora è tanta dice. Mi filano i tre. Dice vanno a velocità stratosferica. Dice. Il viaggio prevede lasciare in giro in battello il canale. Sono stati pensionati. Questo tram fortunatamente si è salvato e collaborando con un'altra associazione di Roma siamo riusciti a rinnovarlo e a portarlo qui, cioè, con la piccola qui e rimane qui. Abbiamo deciso di Thank you.
Dice anche che quello vecchio l'hanno demolito in un bombardamento, un accidente, l'hanno buttato già apposta per tirare su spina. Un pugno in un occhio nella piazza, quel palazzo lì. Tra l'altro il tram rosso sta arrivando. Un pugno nell'occhio, Un pugno nell'occhio. Era il tram di Superga una volta. Era una linea turistica. Gira vuoto. Era una linea turistica il 23. Partiva da Porta Nuova. Era in coincidenza con la dentiera, lo sa. Non mi ricordo. L'hanno tolto nel 57. Infatti me lo ricordo appena io. 57 appena io me lo ricordo. Girava lì in piazza Carlo Felice su quei due binari che ci sono ancora gli spezzoni, lì attorno al giardino, faceva capolinea lì. Ah, sì, la salita e discesa. Però quando si saliva sopra non era come adesso che due gradini e facevi tre gradini e mandavi su. Però c'è una cosa che non sa. Era fino negli anni 70. No, lei non lo sa, ma fino al 63 costavano anche di più gli autobus. Tram e filobus 35 lire, gli autobus 40. Poi nel 63 ha unificato tutto a 50. Filobus non c'era in Corso Francia, sì che c'era, quello che andava a Rivoli c'era. Ma quello era un altro. Quello lo gestiva un altro. Sì, però comunque c'era un filo con il corso Francia che andava a Rivoli. Sì, l'ho preso ancora andare al lavoro quello. Ma non guarda la via come guida, aspetta, guarda di qua, guarda. Di Rivoli era già interurbano, aveva le tariffe differenziate secondo dove andava. Infatti il bigliettaio aveva la macchinetta, l'Almers, no, quella lì tra per fare i biglietti. Qualcuno li ricorda ancora perché quelli della Torino Rivoli erano molto sindacalizzati, più ancora della TM.
molto battaglieri negli scioperi. Certo. C'è. La giornieria. Fa anche lui giri. Sì, fa anche lui giri. Tutti sono un po' di pazienza perché è molto pieno, ovviamente attira molto, però c'è e gira anche. Prego. L'avventura di Bologna gira anche. Anche lei, è dietro poi di noi. Dietro c'è la 502 di Torino e poi dietro c'è la bolognese. Comunque ci siamo fino alle 6, per cui la mente riesce a prendere. Prego, il pullman dov'è che si ferma? Sempre da qui, adesso glielo faccio vedere. Ma si ferma adesso sempre da questa parte o da là? Le giardine reali, di là, dove siete saliti. Ah, sempre nel punto là. Ma non c'è ancora. Sarà in giro perché non c'è. Sì, ma arriva. Questo finisce qua, sì. Arrivederci. Ma il punto è dove fa salire le...